Bene, direi che possiamo iniziare. Oggi parliamo di Scandinavia. Scandinavia è il mito dell'isola felice. E questo è il titolo che abbiamo posto, come dire, che evoca tutta una lunga storia e tutta una visione che avevamo avuto della Scandinavia come isola felice della sinistra e via dicendo, tutto ciò che insomma ha fatto parte del. E oggi, come dire, è tutto evidente che solo il fatto di mettere in questo modo il titolo, in qualche modo lo problematizziamo, insomma. Quindi ragioniamo problematicamente su quello che sta accadendo. Per discutere abbiamo con noi Paolo Borioni, io lo ringrazio tantissimo di essere qui con noi. Borioni ha lavorato, scritto tantissimo sulla Scandinavia, anzi io francamente ho sempre conosciuto come studioso della Scandinavia proprio, della sinistra scandinava potrei dire esattamente, così ho letto i tuoi lavori sempre un po' in questa chiave, quindi francamente non potevamo affrontare meglio questo argomento. A te la parola, Paolo. Grazie, no, grazie davvero a voi. Per me sono già venuto un'altra volta qui alla Casa Cultura, stavo dicendo, vengo veramente sempre volentieri perché è una realtà molto bella, interessante, importante, insomma, grazie per il vostro interesse. Allora cerchiamo di problematizzare questo giustamente. Questo mito, che non è solo un mito, come ovvio, abbiamo ancora delle caratteristiche fortemente positive del modello sociale, del modello politico, eccetera, ma diciamo il deterioramento più o meno avanzato è qualcosa che riguarda l'Europa intera. E che non lascia da parte, da questo punto di vista, nemmeno i paesi nordici. Allora cerchiamo di affrontare due questioni, di partire da due questioni essenzialmente. Allora, la prima, cerchiamo brevemente di descrivere alcuni aspetti fondamentali del cosiddetto modello sociale nordico. Secondo, vediamo come questo ha corrisposto con l'impatto particolarmente forte, come è noto, di una sinistra socialdemocratica fortemente trasformativa. La socialdemocrazia è una grandissima cultura politica di questo continente e non solo, ma non in ogni caso ha avuto una capacità di impatto trasformativa del capitalismo, meno in alcuni luoghi che in altri, meno in Germania, anche con tutta la grande capacità che nei paesi nordici, eccetera. E terzo punto, cerchiamo di capire cosa si sta sgretolando, cosa si sta deteriorando del sistema politico, dei partiti. Queste culture politiche nazionalpopoliste che avanzano molto fortemente, hanno un forte impatto. Allora, prima cosa, vediamo un po' alcuni aspetti di questi modelli sociali. Io normalmente li descrivo come segue, cioè in generale la sinistra democratica europea e la socialdemocrazia europea si connotano per una importante acquisizione, cioè non la fuoriuscita del capitalismo, dal capitalismo, ma certamente imporre al capitalismo alcuni principi, imporre però, perché comunque c'è una dialettica forte a tratti, non è che il capitalismo si lasci disciplinare in maniera così semplicemente in base a principi umanitari condivisi, di consenso, ecco. Non c'è una consensualità necessaria, c'è un'efficacia nel proporre un compromesso di questo tipo, cioè che la competizione deve avvenire il meno possibile
il meno possibile con lo sfruttamento del lavoro, no? Cioè il minimo dei diritti, dei salari, deve essere un minimo elevato, tanto che gradualmente sempre di più la competizione deve essere spostata sull'innovazione, no? Piuttosto che sui costi, cioè sui bassi salari. Questo ha portato storicamente, questo avviene, comincia ad avvenire sostanzialmente negli anni 30, 20-30, dove abbiamo una differenziazione tra questi paesi. Abbiamo la Danimarca che è già sostanzialmente abbastanza ricca e relativamente pacificata, che sta subendo anche lei la nota grande crisi degli anni, fino agli anni 20, anni 30, ma è un paese più ricco perché è un paese di vecchia esportazione agricola di alto livello, che fornisce appunto di esportazione agricole l'impero britannico, che invece l'impero, cioè la parte europea dell'impero britannico, che si industrializza, quindi ha bisogno di importare prodotti agricoli, e su questo la Danimarca ha già un reddito pro capite che è circa doppio, per esempio parlo della prima guerra mondiale, che è circa doppio della Svezia e della Norvegia, che sono paesi sostanzialmente poveri. Nel 1913 la Norvegia è leggermente più povera dell'Italia, la Svezia è leggermente più ricca dell'Italia, siamo a questo livello. Quindi non ci sono necessariamente, diciamo, come dire, grandi risorse accumulate che vengono redistribuite. C'è una fase degli anni 30 in cui tutti, la Danimarca, la Svezia, la Norvegia, escono cercano di uscire, di proporre una soluzione alla grande crisi degli anni 30, come? Abbattendo i costi per salariali per esportare meglio in un mondo in crisi? Questa sarebbe stata la soluzione proposta dai partiti borghesi, come li chiamano loro, questa è una cosa interessante, tuttora i partiti del centrodestra nei paesi scandinavi vengono detti borghesi, no, questo lo lascia pensare, no? Poi magari ci torniamo, pane al pane sostanzialmente, no? E invece l'idea è quella che la socialdemocrazia, per una serie di ragioni nella quali che dirò brevemente sul secondo punto, affronta questa fase con alcuni strumenti associativi, di organizzativi, con alcune proposte e strumenti anche ideologici adeguati per contrapporsi a questo e dire sì, certo, cerchiamo di continuare ad esportare, ma guardate che questo è un mondo in cui il commercio mondiale sta collassando, perché questo avviene con la grande crisi fra le due guerre. E quindi la domanda interna è importante, quindi sono importanti i salari, quindi parte della nostra esportazione agricola nel caso della Danimarca e agricola del legno carta più nei grandi paesi del nord della Scandinavia, quindi Norvegia, Svezia, va assorbito internamente, quindi i salari degli operai devono servire ad assorbire buona parte di questa produzione agricola e a loro volta la maggiore ricchezza dell'agricoltura potrà assorbire parte della produzione industriale, no? Quindi questo comporta cosa? Una soluzione alla crisi e poi una grande soluzione di compromesso tra le classi, cioè tra le classi agrarie e industriali. Questo è molto importante, e fra i partiti agrari e industriali. Questo è molto importante. Se pensate a un signore italiano che in quegli anni era in un carcere fascista, si chiamava Antonio Gramsci, e, insomma, non sono poi in fondo lontane
queste considerazioni. Va bene, mettiamo da parte questo, non troppe sollecitazioni, ma è così. Quindi da allora sostanzialmente questo ha rafforzato gli strumenti associativi, eccetera, il prestigio della socialdemocrazia. E pur vivendo vicende molto diverse della seconda guerra mondiale, la Svezia, ricordo, rimane neutrale, la Danimarca è invasa, ma con un regime, dai nazisti, come ovvio, ma con un regime, diciamo, di compromesso, di occupazione blanda, almeno fino al 43-44. La Norvegia invece subisce un'occupazione feroce e ribatte con una resistenza feroce, con grandi vittime, insomma, un problema veramente. Ecco, comunque con tutte queste differenze, tuttavia, rimane questo dato fondamentale, cioè si afferma il fatto che si può competere senza svalutare il lavoro. E questa è, diciamo, l'idea di compromesso elevato che ha ancora maggiori possibilità di svilupparsi poi in seguito, quando riparte tutta l'economia mondiale, col piano Marshall, tutta una serie di cose, ripartiamo noi stessi, no? L'Italia, tutti quanti, quindi tutto si... Quindi, e questa è anche la parte, arrivo alla cultura politica socialdemocratica. La cultura politica socialdemocratica è già in parte... visibile, in quanto detto, cioè in parte tratteggiabile, in quanto detto, cioè sostanzialmente si tratta di proporre un equilibrio in cui c'è una fase di distinzione degli interessi, cioè lavoro e capitale non hanno lo stesso interesse. Da questo punto di vista la socialdemocrazia rimane o rimaneva fino a un'epoca non tanti anni fa socialista, associo il lavoro, perché l'interesse del lavoro e l'interesse del capitale non sono identici, quindi io lo devo organizzare per far sì che poi io possa, e quella è la seconda fase, avere un compromesso. Però il compromesso non è in distinzione. E questo è un equilibrio interessante tra, l'indisponibilità al compromesso, diciamo, di una sinistra che è stata anche utile, importante, con i suoi movimenti, con la sua creatività più radicale, più eccetera, e con altri obiettivi, altri miti che possono essere stati l'Unione Sovietica, in altri casi altri ancora. Quindi non è l'indistinzione, ma è una distinzione e il compromesso, cioè è un equilibrio tra questi due dati, cioè non negare che ci sia una distinzione di interessi, altrimenti il compromesso non viene bene, e altrimenti la mia stessa capacità di riscuotere consenso, di raccoglierlo, si deteriora. Va bene? Leggo il primo e il secondo punto un po' da questo punto di vista. È il famoso grande welfare state nordico, dove sta in tutto questo? Allora, anche qui c'è una importante distinzione sulla quale sto lavorando per scrivere una cosa più organica fra tutte le cose che ho scritto in giro, che è questa, cioè il welfare state può significare, a seconda dei casi, un principio, come dire, umanitario, di decenza, che in forme rudimentali esiste già nelle monarchie assolute, insomma, e in secoli anche distanti da noi, cioè evitare che, ecco, in una città, come può essere, non so, dalla Wittenberg di Lutero alla Milano, dei secoli dopo, eccetera, evitare, no, che circolasse disagio sociale e disordine sociale, no? Cioè, quindi l'idea di un principio ordinatore che mantenesse le gerarchie sociali, ma che non le facesse esplodere, no? Come dire.
Poi c'è un welfare liberale che in qualche modo si incrocia con il welfare di, con, scusate, con i diritti di cittadinanza, il quale diciamo comprende che c'è, che per avere una cittadinanza attiva devono esistere anche un minimo di condizioni sociali di base, quindi una ci mettiamo anche questo dentro il welfare, un'educazione accessibile, un'istruzione accessibile a tutti e una serie di caratteristiche minime sociali di partecipazione, di decenza, eccetera, ma che non si propone con questo di cambiare il capitalismo. A mio avviso, quello che mostra la socialdemocrazia europea in generale e quella nordica in maniera particolarmente efficace è che il welfare state è appunto uno strumento essenziale di rafforzamento del lavoro nel suo compromesso con il capitale. Lo dico banalmente, il welfare state socialdemocratico, specialmente nordico, entra dentro il mercato cercando di creare un mercato del lavoro in cui appunto chi deve vendere il proprio lavoro, giusto? I lavoratori, le classi salariate, anche medie chiaramente, sono poste in condizione di farlo in maniera mai emergenziale, perché magari c'è un sussidio di disoccupazione che dura di più tempo, che magari è più vicino alle condizioni che avresti se lavorassi, perché c'è cose che poi abbiamo anche noi, ringraziando il cielo ancora, una sanità pubblica che provvede a te se sei malato, se, insomma, che comportano un innalzamento delle capacità organizzative e di confronto materiale tutti i giorni del singolo lavoratore con il proprio datore di lavoro, e quando il singolo lavoratore si associa in grandi organizzazioni, collettivamente di poter appunto, grazie anche a questo fatto che il lavoro non deve svendersi, proporre un compromesso sempre più elevato. D'accordo? Il consenso a tutto questo sistema c'è, e infatti non a caso abbiamo ancora oggi nei paesi nordici sindacati in arretramento, ma molto forti. Senso, noi ancora abbiamo un sindacato relativamente forte, se prendete la Francia, gli Stati Uniti, eccetera, persino ormai la Germania, eccetera. Ma lì siamo al doppio dell'associazione sindacale. Quindi questo, come dire, no, costruisce una serie di strumenti, no, che poi convergono. E questo, prima abbiamo parlato del compromesso sociale città-campagna, diciamo operai, contadini, mondo agrario, mondo industriale, eccetera. Ma poi c'è anche un compromesso con le classi medie. O meglio, le classi medie, e qui poi arrivo al terzo punto, le classi medie, forse per la prima volta in vita loro, in un ambiente del genere, in cui c'è un maggiore investimento nell'istruzione pubblica, in cui c'è un maggiore investimento nel welfare, eccetera, le classi medie in realtà, accanto a, diciamo, sulla base di questo rafforzamento del lavoro rispetto al capitale, rafforzano se stesse la loro posizione. Perché? Perché rispetto agli anni 20-30, per la prima volta nella storia, c'è una domanda di lavoro per lavori da classi medie che è inedito in precedenza. No? Nel welfare state, nel fatto che si può mandare il proprio figlio all'università senza indebitarsi in maniera pericolosa, come succede negli Stati Uniti, per esempio. Addirittura nei paesi nordici c'è il presalario, no? Cioè c'è una selezione, ma poi c'è il presalario, cioè addirittura gli studenti sono pagati poco, ma sono pagati per andare all'università. E
Questo comporta gli decenni proprio dell'egemonia, riutilizzando il termine del nostro grande Gramsci. Perché? Perché una situazione del genere fa sì che sia facile trovare anche, per esempio, posti di lavoro non solo per la parte maschile, parliamo di una famiglia, ma anche per quella femminile. Diciamo, più 10-15 anni prima di noi e poi più di noi, tutto questo complesso di cose crea anche la domanda di lavoro femminile, soprattutto nel welfare state. Questo lo vedete, si vede ovunque, da noi, se guardate la scuola, gli ospedali, eccetera, c'è una maggioranza di lavoro femminile, no? Gli uffici, eccetera. E questo che cosa comporta? Comporta, quindi abbiamo detto, salari elevati, capacità di competere, quindi con l'innovazione e non con i costi, due salari per famiglia, d'accordo? A questo punto che cosa diventa più facile in una situazione del genere? Diventa più facile una alta imposizione fiscale. La imposizione fiscale nordica decolla intorno agli anni 60, cioè in realtà fino ad allora non è particolarmente elevata. Cioè, una cosa che io discuto nei miei lavori è quest'idea che alcuni hanno di dire: quelli sono paesi in cui sono piccoli, sono omogenei, sono tutti biondi, alti, uguali, tutti luterani, e quindi volentieri pagano alte tasse perché sono amici uno con l'altro, eccetera, eccetera. In realtà io penso che questo è un processo di consenso che è stato lungamente costruito, più o meno come ho cercato di dirvi, e che dare quell'altro tipo di spiegazione rischia di sottovalutare tutti questi importanti fattori di mutamento, di organizzazione dal basso, di capacità di critica verso il presente e poi capacità realistica di arrivare a un compromesso, ma un compromesso sempre elevato, con capacità trasformativa, eccetera. Ora, quindi, i paesi nordici, se volete, sono anche un po' un campo, possono essere un campo di disputa su queste due ottiche sull'idea di cambiamento. Cioè, è così che cambiano in meglio solamente i paesi, come dire, che già erano meglio? Oppure anche chi è un po' meno meglio, scusatela, può cambiare in meglio? Cioè, io come storico e con l'approccio che ho in quanto storico, in quanto scandinavista, in quanto socialista, penso che per quanto più favorevoli magari le condizioni in un dato momento in un posto o in un altro, però vi ho appena detto che Svezia e Norvegia 1913, povere come l'Italia o anche peggio, emigrazione pazzesca, quanto la nostra, miseria nera, e quindi allora poi cosa avviene? Ecco, piano piano, una cosa che dico in uno di questi due pezzi che mi sono portato, tra le ultime cose uscite sono su italiani europei, ma se ci fosse stato davvero, e qui arriviamo un po' al punto 3, quindi al deterioramento, eccetera. Esiste allora questa predisposizione antropologica, specialmente a pagare alte tasse, e quindi tutto è più facile, mentre invece noi no, dobbiamo accettare il fatto non solo che, a parte che ne paghiamo a chi le paga ormai altrettanto alte, ma accettare che vabbè, noi siamo fatti, o noi o gli americani siamo fatti in modo tale che o dobbiamo accettare che alcuni, no, per definizione non pagano le tasse, oppure che la gente ne vuole pagare di più basse, come negli Stati Uniti. Perché è così? Perché le società sono fatte così. E invece i paesi nordici sono diversi?
La questione, io segnalo, ecco, perché ve lo leggo perché anche è divertente, non è detto, anzi sicuramente non l'avete letto. Allora, in realtà i primi paesi in cui esplode una politica populista, con partiti della destra populista, nonostante tutta questa egemonia che vi ho descritto, è al massimo del consenso socialdemocratico. Abbiamo nel 1960, insomma, intorno agli anni 70, abbiamo socialdemocrazia che prende il 42, 43, 45, vicino al 50%, d'accordo? I politologi a un certo punto avevano cominciato a parlare di stato a partito unico, sembra totalitario, però comunque di stato a un partito, cioè c'era sostanzialmente un partito fondamentale. Ora, a parte il fatto che, come noi sappiamo bene, non sono quelle solo quelle democrazie ad avere dei decenni in cui c'è un partito fondamentale, no, il nostro era la Democrazia Cristiana, in Irlanda c'era insomma un altro uno dei due partiti fondamentali, credo sia il Fianna Fáil. Questo accade, però proprio in quel momento, cosa che noi sarebbe stata impensabile vista la forza del nostro sistema di partiti, della nostra repubblica di partiti, si rompe già allora quel consenso, segnatamente in Danimarca e in Norvegia, e si affermano le elezioni del 1973-74 i cosiddetti partiti del progresso. Questi partiti del progresso, a differenza di quelli odierni, sono eminentemente, più che anti-immigrati, antifiscali. Perché noi dobbiamo sempre pensare che in ogni democrazia, una democrazia aperta, e anche poi in quelle non aperte, cioè nelle non democrazie, un'egemonia comporta sempre un'opposizione, una reazione. E questo avviene nei paesi nordici, in Svezia, anche in Finlandia. In Svezia più tardi, solo negli anni 2000, abbiamo un piccolo partito che si chiama Nuova Democrazia, e solo recentemente abbiamo l'affermazione in Svezia di questo partito, forse il più di destra di tutti, il più pericoloso di tutti, pericoloso, insomma, il più, rimanendo oggettivi, come dire, il più estraneo ai vecchi valori di solidarietà, eccetera. Sono questi Sverige Demokraterna. Ci arriviamo alla fine. Perché? Perché si comincia a dire che, ma in fondo, questo welfare state, ma che cos'è? Questo welfare state è, e qui si riconoscono una serie di critiche che poi sono montate con il tempo, questo welfare state è qualcosa di autoreferenziale, cioè tutta questa spesa serve a mantenere se stessa, le sue occupazioni, i suoi privilegi persino, perché poi cominciano a fiorare queste cose. E Mogens Glistrup, qui vi leggo un caso, il danese Mogens Glistrup, crea il Partito del Progresso con irrisorie facilità da un'intervista televisiva e un partecipato banchetto al Luna Park Tivoli. Non so se qualcuno di voi è stato a Copenaghen. È un Luna Park di Copenaghen, non solo una bellissima città vicino a Roma, questo voglio dire. Ecco. Egli, dotatissimo docente di diritto fiscale e commercialista consulente di grandissime aziende, era perfetto per il ruolo. Il provocatore nato, il programma a cui arrise il successo elettorale del 1973, poi 15,9% da zero, constava della semplice affermazione che le tasse erano fondamentalmente immorali, poiché, queste sono frasi sue, in Parlamento bastano 40 deputati, il welfare va sostituito da distributori automatici di pappadavena, cioè è una colazione che fanno la mattina. Howard Kuhn si chiama, pappadavena. La difesa militare va rimpiazzata, sentite questa, da una segreteria telefonica che in russo ripete ci arrendiamo. Cioè sostanzialmente, cioè, tra l'altro una genialità comunicativa che è propria dei movimenti, no, populisti, eccetera, e che pesca in un altro aspetto interessante dei paesi nordici, questo veramente lo tocchiamo solo di striscio, cioè loro diventano questo, tutto quello che abbiamo descritto, anche perché rinunciano prima di altri alla loro possibilità di essere delle potenze militari. Cioè a un certo punto, a forza di prendere, specialmente la Danimarca, schiaffi da Bismarck,
capisco, dice, beh, questa cosa lasciamola perdere, no? Puntiamo su altre cose, diciamo. Non possiamo essere paesi colonizzatori, non possiamo, cioè non abbiamo proprio la forza, in un punto poi strategico. Voi sapete che il Sund è uno dei luoghi strategici della storia mondiale, perché ci passa il commercio per il Baltico, eccetera. Quindi figuratevi se li lasciavano stare lì la Russia, la Prussia, poi la Germania, l'Inghilterra, la Francia a decidere loro, a fare le potenze, cioè non esisteva. Quindi lui pesca anche in questo, no, profondo, no, consapevole, insomma. Quindi questa genialità che comincia. E qui arriviamo alle questioni odierne, cioè questi partiti si trasformano lentamente, mano a mano che avanza, diciamo, questo arretramento, anche se parziale, comparativamente minore che altrove, eccetera, del sistema di welfare, del sistema dei salari, del sistema delle garanzie, eccetera, nel mercato del lavoro, eccetera, mutano come diciamo di segno, da prevalentemente antifiscali diventano prevalentemente antiimmigrati, con l'idea, appunto, e questo denota l'arretramento, appunto, dell'idea di welfare e di trasformazione del capitalismo, che nel frattempo avviene qua, e poi magari chiudiamo su questo punto problematico, con l'idea che ormai il welfare non può più avanzare, non può più contenere l'idea, diciamo, la suggestione, no? Il senso comune, non può più incamerare tutti. Il sindacato non ci difende più bene tutti. Quindi dobbiamo limitare i fruitori, individuare quelli che sono o sarebbero fruitori indegni. I primi sono gli immigrati. E poi gli immigrati, perché? Anche qui c'è un'abilità, vedete la complessità delle questioni che poi diventano difficili da districare. Gli immigrati cosa sono spesso? Sono famiglie in cui, a differenza di quello che è, ciò che è normale nelle famiglie nell'Europa occidentale, tendenzialmente c'è uno che arriva, lavora, poi il ricongiungimento familiare avviene spesso, non sempre, ma spesso, molto più spesso che quello che riguarda per le famiglie nordiche e europee in generale, con degli altri familiari che non lavorano. Magari è l'immigrato turco che fa venire il papà, che diventa un peso per la sanità, la moglie che non lavora, i figli chissà se lavoreranno, chissà se si integreranno, diventeranno solo una spesa, rimarranno disoccupati, insomma. E si ritorna a una questione importante del cambiamento del welfare state di cui parlavamo prima. Cioè, a un certo punto il welfare state è diventato una cosa non più che distingueva chi è degno e chi è indegno di essere aiutato, ma che, a parte includeva tendenzialmente tutti, primo, secondo, includeva tendenzialmente tutti perché questo aveva tutti gli effetti che ho detto, no? Cioè di inclusione, di impatto sul modo di competere, rendendolo più ricco, più innovativo, più risorse, eccetera. E quindi un fattore di uguaglianza, no? Cioè l'eguaglianza che diventa un modo di competere, se vogliamo, no? Allora che cosa avviene nel frattempo? Allora c'è un problema che è questo che ho detto, no? Innanzitutto. Un modo di utilizzare la questione dell'immigrazione, paradossalmente, almeno fino a poco tempo fa, per dare ragione, poi magari discutiamo un po' e preciso alcune cose, mi fa delle domande e preciso alcune cose, per accettare il fatto che, sì, va bene, i nazionalpopulisti non sono come i liberal conservatori, che persino in Svezia, in Danimarca, eccetera, sono per tagliare il welfare state, no? Cioè, loro cercano di difenderlo un po' di più, ma cercano di difenderlo accettando che deve arretrare, no? Ecco quello che dicevo prima, no? E quindi c'è, cioè, qualcuno deve essere escluso. Gli immigrati e i pigri anche, no? Quelli che non rientra questa cosa che
può essere rilevante che in una società ci sono delle persone così pigre che se anche gli offri un buon lavoro non vogliono lavorare. No, e questo è un problema, no? Che ritorna in campo, che negli anni dell'egemonia era stato messo ai margini, no? Quasi, no? E invece ritorna in campo. Ora, perché ritorna in campo? Una delle ragioni, a mio avviso, cerco di concludere il prima possibile, è che forse appartiene alla natura del capitalismo, questo sempre, diciamo, con un approccio non politico ma scientifico, ma con, diciamo, come approccio di cercare di comprendere i processi storici reali, no? Forse il capitalismo è un sistema che periodicamente, quando può, cerca di svincolarsi da forme di compromesso troppo impegnative. Forse un approccio socialdemocratico, quindi, dovrebbe cominciare a comprendere che se è vero che quello è un metodo giusto, però forse va aggiunto un elemento critico in più, cioè che il compromesso ideale va sempre difeso, va sempre reimpostato, non va mai dato per scontato, cioè sostanzialmente una socialdemocrazia che consideri che il capitalismo non è mai civilizzato una volta per tutte, cioè che quel processo va sempre riattuato, bisogna sempre, e per riattuarlo probabilmente bisogna sempre fare un appello al proprio ai ceti che si vogliono difendere, dimostrare loro che lì si vogliono difendere, e questo vale probabilmente anche, anzi vale sicuramente anche per i nordici, che altrimenti non si riuscirebbe a spiegare come mai dei paesi di fondamentale successo ancora economico, così come anche la Germania se volete, oggi subiscono un deterioramento delle culture politiche che in parte ho descritto, ma della stabilità politica. Io nel 2005 per Unicopio ho scritto il primo libro di storia nazionale dei paesi nordici sulla Svezia, e concludevo dicendo sostanzialmente la Svezia, ci sono queste problematiche eccetera, ma la Svezia ancora è quel paese in cui i nazionalpopulisti, queste culture di destra eccetera non entrano nel quadro politico eccetera. Sarebbe bastato aspettare pochi anni e sarebbe venuto anche lì. Allora stavo dicendo, cosa avviene? Avviene che a un certo punto, come dire, sempre meno i sistemi capitalistici occidentali intendono competere con quelle che un mio maestro nordico finlandese, Pauli Kettunen, chiama la parità fra capitale e lavoro. Cioè accettare che ci deve essere una parità fra questi due termini e costruire la competizione a partire da quel punto, quindi rifiutare che quando questi sistemi efficaci, la Germania, i paesi nordici, la Lombardia, l'Emilia-Romagna, cioè i sistemi competitivi efficaci di questo paese, una volta arrivati a ottenere questa efficacia, poi la redistribuiscano anche in salari, in maniera equa, e in welfare, in maniera equa, in maniera paritaria, no? Continuando con quell'idea che fu vincente negli anni 30, che deve essere competitivo ed esportare, ma poi anche potenziare la domanda interna. E tutto, diciamo, funziona meglio. Adesso rischio qui di aprire magari un dibattito tra europeisti, euroscettici, eurocritici, eccetera, però a mio avviso è comunque un fatto che l'Europa di questi decenni non è costruita su questo principio, è costruita su un principio tedesco ordoliberale, qui non entriamo su quest'altro tema, insomma, in cui la produttività non va redistribuita così tanto ai salari, al welfare,
da far sì che la domanda interna di un paese bilanci le esportazioni. Ecco, questa cosa piano piano ha coinvolto anche i paesi nordici. Dicevamo prima, non ho messo slide, non ho portato slide, eccetera, ma vi avrei far potuto vedere una slide in PowerPoint in cui i paesi nordici hanno una ridistribuzione della produttività, della ricchezza prodotta ai salari maggiore che altrove, ma che non arriva a uno in ogni caso. Cioè sono coinvolti anche loro da questo processo. E questo provoca malcontento, no? Come dire, alimenta quell'idea, per esempio, che dicevamo prima, per cui ma i welfare state al limite lo possiamo difendere, no? Ma cioè, mettere delle pezze, eccetera, però ci sono delle persone che devono cominciare a uscire. Per esempio, e qui chiudo, qualcuno di voi si ricorderà due anni fa, il problema della questione dei profughi in Danimarca. Non so se vi ricordate questa cosa che circolò, provocando fra la sorpresa, lo sdegno, lo sconforto, che a parte il fatto che la Svezia chiuse quando è stata l'ultima volta che sono stato in Svezia l'anno scorso, passando da Copenaghen col treno sul ponte di Öresund, no? Mi sono dovuto portare il passaporto perché comunque loro vogliono vedere adesso chi entra, chi non entra, eccetera. Quindi questo fu non sostanziale, ma un messaggio chiaro, no? Primo. E poi ci fu quello danese. Quello danese fu la cosiddetta legge sui gioielli, cioè sostanzialmente i profughi che entravano in Danimarca dovevano essere perquisiti in fondo, e chiunque di loro avesse avuto dei beni li sarebbero dovuti essere prelevati. Perché? Perché loro arrivano, devono essere mantenuti, eccetera, quindi devono... chi può deve contribuire, insomma, no? Prima ancora di essere messo nelle condizioni di lavorare, è una cosa che ha veramente dell'assurdo se uno ci pensa, no? Visto dal di fuori. Specialmente uno se la prende e dice, ma proprio voi, no? Famiglie che sono... Lasciamo perdere, insomma, addirittura è commovente, hanno passato tutto quello che hanno passato, magari si sono portati appresso qualcosa, tu prendi glielo, insomma, siamo all'incredibile, no? Se voi aveste parlato con alcuni cittadini, amici danesi, cioè come i miei amici, insomma, magari amici miei, no, pensiamo conoscenti, avreste capito meglio, non la giustificazione, ma come dire... Bisogna sempre comprendere, no, prima di giudicare, non per non giudicare, ma comprendere la logica interna di tutto questo. Qual è il punto della logica interna di tutto questo? Che, e qui appunto minima descrizione di uno dei pilastri, no, del welfare nordico, quello che potremmo chiamare il reddito non di cittadinanza per niente, ma di base, cioè il primo che si prende se non si ha un'assicurazione per la disoccupazione, se non si lavora, eccetera, quello più basso di tutti, se si è inoccupati, se non si è ancora lavorato, eccetera, che non è una grande cifra, ma insomma, forse ci fosse da noi farebbe comodo, insomma, non si può più riscuotere se si ha una casa di proprietà, dei risparmi accumulati magari oppure ereditati, eccetera. Cioè vanno prima consumati quelli, e poi si può riscuotere questo. Allora qui riusciamo forse a connettere un po' le cose, no? Cioè abbiamo parlato di progressiva espulsione, no, dei degni dagli indegni. Tu forse non lavori perché sei pigro.
anche se ti offro un lavoro, come sono stati capaci di fare i paesi nordici, tendenzialmente sempre migliore, tendenzialmente con salari buoni e poi sempre più buoni, tendenzialmente con un contenuto di sapere buono, o se non ho, a volte ottimo, comparativamente molto buono. Se lo perdi, poi c'ho delle politiche attive del lavoro che ti rimettono in gioco, eccetera, e un sistema abbastanza innovativo da domandare quelle competenze che le politiche attive del lavoro producono, eccetera. Ecco, tutto questo, se a un certo punto non è più bastato a dire, ma insomma, chi non accetta tutto questo è una cosa così minimale che possiamo pure evitare, no? Come dire, di rendere troppo severe le nostre leggi per dire che ci può essere uno che veramente accetta di fare il miserabile pur di non lavorare, di prendere quelle 5-6 mila corone danesi al mese, che vi garantisco non sono una ricchezza se vive a Copenaghen. Una corona sono 7 euro e mezzo. No, scusate, al contrario, un euro sono 7 corone e mezzo. Quindi non siamo assolutamente una ricchezza, no? Specialmente a Copenaghen. E invece si è diciamo, tutta quella serie di questioni che sono poste in campo nell'erosione di certi principi, nell'erosione del fatto che appunto quello che si produce è giusto che venga distribuito, quindi la domanda interna vale quello. E il fatto che appunto l'accettazione che questo welfare potesse solo arretrare, no? Ha provocato una. No? Di individuare i non degni, e questo alla fine per una questione di coerenza che tu devi mantenere se vuoi il consenso della gente. Una volta che tu hai detto alle persone, se tu ti trovi in quelle condizioni, nonostante tu magari avendo lavorato, tu, tuo padre, chi sia, ha pagato le tasse per rendere possibile quell'istituto di welfare, tu non lo puoi avere fin tanto che hai al minimo di risorse. Una volta che hai messo in campo questo tipo di argomentazione che lei accettate, poi al momento che devi accogliere dei profughi diventi disumano. Questo è il rischio che vediamo. Accanto a un'altra questione, qui veramente chiudo, che riguarda l'Europa, l'immigrazione, eccetera. Ancora una volta riguarda l'Europa in questo senso. Adesso noi stiamo cercando, no, di raggiungere un migliore compromesso sulla distribuzione di questi flussi, no? Perché insomma non è giusto che chi si trova ad avere disgraziatamente, no, fortunatamente, perché è una cosa splendida, la costa sul Mediterraneo, poi no, arrivano da noi e li dobbiamo, cioè insomma vanno mantenuti, vanno distribuiti in una. Sapete che gli ungheresi si oppongono, eccetera, no? Si sta cercando di arrivare a un nuovo compromesso. Qual è il problema però fino a questi anni? Il problema è che l'Unione Europea è cresciuta in maniera così disuguale tra Italia, per esempio, parliamo della Grecia, eccetera, e Svezia, Danimarca, Germania, che l'elettore medio, il cittadino medio nordico, magari teme che per ovvi motivi questi flussi, una volta entrati in Europa, vanno fatalmente dove c'è maggiore sviluppo e dove ancora c'è maggiore welfare. Doppio timore. Allora questi arrivano, cioè ci si. Quindi c'è un problema anche di distribuire la crescita all'interno dell'Europa per riequilibrare tutto. Questo forse arrivo troppo in là, però per comprendere come, e qui forse ecco proprio posso chiudere su questo, il variare delle situazioni concrete nel tempo, variano le culture politiche, varia le culture politiche, il senso di, per esempio il senso di accoglienza, di umanità in alcuni casi, la sua egemonia o meno, e la volontà di pagare più alte tasse piuttosto che no, e quindi tutto può essere rimesso in gioco.
da paesi che hanno accolto moltissimi immigrati, perché parliamo sempre di paesi, cioè la Svezia specialmente ha circa oltre il 20% credo della propria popolazione che è di origine non svedese. Primi, e forse non solo primi, notevoli problemi di mancanza di integrazione, di ghetti, di delinquenza, di, insomma, ci sono i primi problemi, non ci sono dubbi su questo. Perché le società multietniche, questo non dobbiamo essere noi irrealistici, non sono comunque una passeggiata, possono essere necessarie, inevitabili fino a un certo punto, eccetera, vanno governate, non sono una passeggiata, no? Ecco, allora, davanti a tutto questo poi c'è anche questo aspetto, no? Cioè, sono troppo pochi e ben individuati quelli che crescono in Europa per fidarsi del fatto che, no, che una volta che si apre i profughi poi tutti veramente se ne possono fare, possono essere davvero realisticamente distribuiti, no? E da qui i problemi, lo vedete oggi, della Merkel con la CSU, voi non so se seguite questi negoziati, la CDU, la parte della Merkel, della Democrazia Cristiana, ha problemi con la CSU perché loro sono più restrittivi, la CSU sono i bavaresi, quelli più di destra, no? Le destre, come posso dire, le destre istituzionali nordiche, il centrodestra liberal conservatore nordico, ha dei problemi interni perché alcuni, come hanno fatto i governi a Copenaghen, a Oslo, ad Helsinki, in Svezia ormai ritengono, a parte dei conservatori, ritengono ormai dobbiamo fare un patto con gli Sverige Demokrater, con l'estrema destra, non c'è nulla da fare, non possiamo tenerli fuori, dobbiamo essere, accogliere quei contenuti, non possiamo più essere liberal conservatori diversi dai socialdemocratici, ma sul piano di alcuni valori di accoglienza, di apertura, eccetera, non volere nulla a che fare con loro. Quindi l'impatto, no, appunto il deterioramento delle culture politiche si propaga a un certo punto di vista, no? Ecco, vabbè, io penso che per il momento possa andare, apriamo a richieste. Sì, sì, materia a discutere ce n'è tanta, devo dirti, perché il quadro che esce, vedo lo sguardo, il quadro che esce non è un quadro, come dire, entusiasmante. Lì quello avevamo detto, il titolo, avevamo parlato, come dire, il mito dell'isola felice. Se questo mito c'era ancora, l'hai proprio picconato. Quindi vale la pena di parlarne seriamente a fondo di cosa è accaduto. Prego, cominciamo. Quindi cortesia. Sì. Grazie molto. E ho un paio di chiarimenti da chiedere. Diciamo nel paradigma socialdemocratico di cui lei ha parlato, dove la tutela del lavoro è il capitolo più importante e il welfare di dietro naturalmente. Ecco, siccome però il lavoro lo si può tutelare quando c'è, e se per mantenere il lavoro, per far nascere il nuovo lavoro, c'è il problema degli investimenti, è che questo paradigma c'è compreso un capitolo che impegna chi ha i capitali a garantire una parte importante nella ricerca, in maniera poi da creare quel lavoro che poi si potrà difendere. Ecco, questa qui è la prima domanda. La seconda è se si può schematicamente dire la differenza tra l'ordoliberismo tedesco e quello scandinavo. Grazie. Sì. Prego, Silvan. Grazie prima di tutto per la lezione, ma c'è un punto che mi piacerebbe sapere, dato che ormai nel processo di civilizzazione del capitalismo gli strumenti del compromesso non sono più adeguati né per la dimensione della produzione, insomma non sono sicuramente più adeguati. C'è nei partiti socialisti
o nei movimenti socialisti dei paesi scandinavi una qualche idea di partiti ultranazionali. È questo che, cioè, l'organizzazione che copra l'Europa, se hanno l'idea di partiti socialisti nazionali, se si profila, se si comincia a pensare in proposito. Il capitalismo è naturalmente predatorio. Sì, sì. Posso rispondere intanto a queste due? Sì, ci mancherebbe, sì, 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 sì. Che era perché sono cose... Sì, sì, poi continuiamo. Poi. Sì, 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 no, continuiamo assolutamente. No, rispondo a queste due perché toccano già due cose... Come prevedevo, è stato importante fermarsi a un certo punto perché poi, giustamente, allora, è uno dei motivi in cui, uno dei modi in cui il capitalismo si smarca dal compromesso è proprio disinvestendo in parte, oppure disinvestendo in modo congruo, diciamo, no? E questo è giustissimo, cioè... questo noi lo vedemmo già con il nostro primo centrosinistra. Non so se qualcuno di voi si ricorda questa cosa, si parlò a un certo punto di sciopero degli investimenti, perché no, non si accettava. 62, quello, sì, 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 63-64. Sì, eh beh, certo, io... No, per dire che le storie sono interconnesse, cioè spesso ci sono... Allora, io intanto dico questo, che poi si riconnette in parte anche l'altra questione, l'altra domanda, e poi alla fine magari do una risposta breve sulla distinzione ordoliberismo, eccetera. Allora, al massimo della sua egemonia, la socialdemocrazia nordica ha proprio forse compreso nei suoi aspetti, settori intellettuali in parte più radicali o forse solo più arditi, proprio compreso che occorreva, per mantenere questo livello alto di compromesso, garantire un investimento che il capitalismo di sé non garantisce. Non so se qualcuno di voi ha sentito parlare, diciamo, l'ipotesi o la serie di ipotesi maggiori che si fecero da questo punto di vista sono note in Italia con la locuzione di Piano Meidner. Non so se qualcuno di voi ne ha sentito parlare. Cioè, sostanzialmente i lavoratori in realtà in Svezia la locuzione è fondi dei salariati, è stata fondi dei salariati. In Danimarca democrazia economica. In Norvegia qualcos'altro ancora. Cioè l'idea era che i lavoratori potessero rinunciare a parte della propria retribuzione a patto che da una certa soglia in su delle aziende potessero essere investiti nell'azienda in cambio chiaramente di titoli di proprietà verso quell'azienda. Voi da soli comprendete a quale tipo di confine siamo arrivati lì, no? Il confine, altro che quello che cerca di dire Sanders oggi negli Stati Uniti, che no, chiamano, Sanders usa la S-word, no? Come chiamano? La parola con la S, cioè la parola socialismo, no? Lui la usa, ma lì siamo arrivati veramente a cominciare a concepire qualcosa del genere. Quindi no, questo è un problema essenziale, cioè comprendere come creare un tipo di investimento, no, che mantenga elevato questo tipo di equità, altrimenti si, appunto, che come dire, supplisca alla tendenza verso la finanziarizzazione, investimento non produttivo, insomma, tutte queste cose qui sono giustamente rilevate. No, era solo per dire che chi era un passo avanti o due nella riforma del capitalismo, questo problema se l'è posto. Del resto anche il nostro centrodestra se l'era posto in qualche modo con l'impresa pubblica di Stato, insomma, o perlomeno in alcune versioni, più che in altre. Quindi questo è un problema reale, forte. Vengo invece alla seconda domanda e poi lascio per ultimo la distinzione anche per le domande seguenti, ortoliberalismo, eccetera. Allora, la questione del partito sovranazionale
non è stata, obiettivamente siamo indietro, sì, cioè siamo indietro, o forse non so nemmeno se c'è proprio l'intenzione di andare avanti in questo momento, c'è un problema grosso. Non entro in questioni di cui poi conosco meno, cioè i partiti europei, eccetera. Sarebbe tutt'altra cosa. Però certo, all'inizio degli anni 90 e tutti gli anni 90, i partiti socialisti europei si sono posti delle domande che in qualche modo andavano in una direzione sovranazionale, toccando questo punto dell'investimento. Mi riferisco a quello che fu chiamato il piano Delors a suo tempo. Anche qui non entriamo anche in questa cosa, perché uno scandinavo molto, che è stato molto vicino, un tecnico svedese che si chiama Allan Larsson, propose anch'esso nel 97-98 per il PSE una tipologia di investimento sovranazionale che assicurasse la domanda di lavoro di qualità anche laddove non c'era spontaneamente, per processi storici, per le regioni o nazioni che non fossero la Lombardia, l'Emilia-Romagna, la Svezia o la Svezia del Sud, la Danimarca, eccetera, no? Quindi espandere in tutta Europa un investimento di alto profilo. La DGB tedesca, vedete, cioè sto cercando sempre di unire le due cose, qualche anno fa ha proposto una cosa che si chiama nuovo piano Marshall, eccetera, in cui sostanzialmente bisogna trovare un strumento di investimento europeo che risolva questi problemi, sostanzialmente che il tanto risparmio che in fondo rimane inattivo si possa convogliare verso un tipo di... La DGB è il sindacato tedesco, no? Quindi siamo comunque da questa parte, no, da una parte. E queste cose non vanno avanti. Ecco, diciamo, un ragionamento sovranazionale si è fatto più su questo che... E forse, chissà, sarebbe addirittura già importante interessante, cioè una risoluzione da questo punto di vista. Ordoliberismo e welfare nordico. Allora, come cercavo di dire, l'ordoliberismo è una dottrina soprattutto tedesca che non crede in una società neoliberale anglosassone, crede in una società più ordinata, diciamo, in cui appunto il welfare state ha un suo posto, persino strumenti di codecisione tra lavoro e sindacato hanno un loro posto, cioè una società ordinata, ma nella quale la domanda interna, come dicevo, non va alimentata, cioè questo deve sostanzialmente vivere di esportazione, no? Di esportazione. Quindi, come dicevo, il ritorno della produttività non scende abbastanza per gli rami. Quindi una delle destinazioni della redistribuzione è tramite il welfare, e secondo me tramite il welfare si rafforza il lavoro e poi va ai salari, insomma tutta una cosa più complessa. Scusate, da questo punto di vista è diverso dal modello nordico che cercavo di dire prima. Cioè sostanzialmente l'ordoliberismo nasce come critica, non a caso, di una soluzione alla crisi degli anni 30, che fu quella nazista, che utilizzò la domanda interna in modo perverso, come tutti sappiamo, cioè riarmandosi fino ai denti, e quindi nasce cercando di, non credendo nella domanda, come dire, non credendo nella domanda interna, primo per questo motivo storico, e secondo perché contando sul fatto che la Germania può sempre esportare, si può sempre mantenere, perché ce la fa sempre, d'accordo? Soltanto che poi questo non alimenta il commercio internazionale, come dire, non alimenta la domanda interna europea, è tutto un problema. Invece i nordici si ponevano questo problema, e ritorno, qui chiudo, riconnetto alla domanda di prima, cioè le socialdemocrazie, finché sono state egemoni, hanno
come dire, realizzato una specie di internazionalismo o sovranazionalismo di fatto. Non c'era come teorizzazione o come partiti sovranazionali, però alimentando tutte la domanda interna ogni volta che era possibile, ogni altro paese poteva contare sul fatto che quell'altro avrebbe alimentato anche la domanda interna, no? Cioè c'era una sovranazionalità di fatto, per cui un paese come l'Italia, con tutti i suoi problemi, poteva contare sul fatto che gli altri sarebbero cresciuti, quindi noi potevamo fare un po' di debito, certo, addirittura svalutare, insomma, come dire, tutta quella cosa lì. A un certo punto tutto questo si è arrestato, no? Cioè ha vinto l'ordoliberalismo tedesco. Quindi a mio avviso è un elemento di rinazionalizzazione, no? Prego. Prego, sì, sì. Vieni. In merito al mito dell'Isola Felice, la figura di Olof Palme è una figura mitizzata, cioè come quintessenza appunto della socialdemocrazia. E in merito anche a quanto lei ha detto, con Olof Palme non si rompe un po' la tradizionale politica estera dei paesi scandinavi con il suo protagonismo appunto a livello internazionale? E ultima cosa, in tutta questa dinamica da lei descritta, la confessione luterana che fa del lavoro comunque uno dei suoi tratti distintivi, della realizzazione nel lavoro, appunto come si pone? Grazie. Ci sono altre domande? Prego. Grazie per le notizie, anche se la mia generazione ha visto quel famoso film Svezia, Inferno e Paradiso, 68, quindi, che io non ho visto, giuro, però i miei amici se ne parlava fra noi ragazzi, quindi... no, volevo maggiori informazioni sulla destra, sull'estrema destra, in particolar modo c'è quel fatto clamoroso di quel ragazzo tedesco che ha ucciso quasi 100 giovani. Norvegese, sì, cioè sì. Questi, cioè noi abbiamo visto in la Polonia, quello che sta avvenendo in Ucraina. Volevo capire che destra è, ecco. Allora, se continuiamo ad andare a due, così io sono... Vai. No, molto... Sì, ho tenuto fuori tutti questi aspetti più di internazionalismo, eccetera, perché appunto non si può parlare di tutto, eccetera, ma è molto giusto. Cioè... allora, sì, limitiamoci alla Svezia, perché del resto Olof Palme è svedese. Come tutti voi ricorderete, Olof Palme è stato ucciso 31 anni e mezzo fa circa, quasi 32 ormai, in una vicenda mai chiarita, che puzza molto di qualcosa che noi in Italia conosciamo bene, di qualcosa di vicende. Sì, però per tornare ai nostri anni 60, giusto. Mattei e tante altre cose che non si possono chiarire, perché non si potranno mai chiarire, vediamo adesso. Lui è stato effettivamente un esponente, questa è una domanda interessante proprio perché mi permette di chiarire questo, di quella tradizione nordica che, come dire, rinunciava a un protagonismo di potenza. Olof Palme ha rappresentato probabilmente l'ipotesi più interventista, come dire, più protagonista, il che può spiegare varie cose, tipo la grande popolarità da lui riscossa e il grande odio da lui suscitato. La Svezia segue una dottrina di condotta internazionale che loro chiamano Alliansfrihet, cioè libertà da alleanze, la quale tuttavia è molto diversa da una neutralità costituzionale alla Svizzera,
Cioè l'idea è che è quella che tu rimani neutrale, ma persegui degli obiettivi internazionali, intervieni in qualche modo. Olof Palme è colui che ha portato al massimo il potenziale di questa politica, inserendosi nelle dinamiche di decolonizzazione. Suscitando una serie di proteste, di risentimenti in tutti e due i blocchi, perché Olof Palme che cosa diceva? Olof Palme sostanzialmente diceva: proponiamoci noi, non so, al Vietnam, a vari altri paesi, nel processo di decolonizzazione, per mostrare che esistono sistemi non necessariamente sovietici di giustizia sociale e che non necessariamente bisogna andare in Occidente, vuol dire imitare i paesi, insomma, il modello americano, per dire, ecco. Questa è una cosa impegnativa perché al contempo poi comportava un interesse nazionale anche anche concreto della Svezia, perché comportava assumere dei contatti che diventavano commerciali. La Svezia è un paese esportatore serio anche di armi, no? All'interno di alcuni limiti di coerenza internazionale era possibile esportare queste armi, a patto che non andassero a determinate regimi, cioè, insomma, come dire. E questo perché? Perché l'esportazione delle armi faceva sì che l'industria dell'armamento svedese potesse mantenere la difesa interna, quindi rendere credibile la neutralità, una neutralità davvero neutrale, no? E lui, diciamo, ha portato al massimo questo tipo di possibilità per una serie di ragioni nella quale sarebbe difficile entrare. E come mediatore, come, insomma, tutta una serie di questioni che probabilmente una di queste, una, due, tre, dieci di queste gli sono state care. Teniamo anche conto che Olof Palme è una personalità fortemente odiata dalle classi borghesi interne ai paesi nordici, perché è un traditore di quelle classi, perché Olof Palme appartiene a una, a contrariamente all'attuale primo ministro, che proviene, che è un metalmeccanico, contrariamente da altri. Nella media, ecco, le socialdemocrazie nordiche sono state, come tutti i grandi partiti di massa, specialmente della sinistra, ma anche la Democrazia Cristiana, sono stati un veicolo di mobilità sociale, no? Per la prima volta nella storia. Lui invece è un figlio dell'alta borghesia, no? E ci sono, insomma, non è stato amato anche per questo da quella parte. Quindi, insomma, le motivazioni per cui fare quella fine sono tante e le coperture, affinché non si capisca bene, sono molteplici. Luteranismo e il lavoro è una cosa veramente, veramente interessante e complessa. Indubbiamente, tra l'altro siamo al cinquecentenario, sta finendo il cinquecentenario, no, della Riforma protestante. Allora, ne ho scritto, però non in Italia, cioè in Italia ho scritto delle cose brevi. Una è uscita poco tempo fa su Striscia Rossa, non so se qualcuno di voi la segue. Questa cosa che i giornalisti dell'Unità fanno su internet, se la andate a cercare la trovate. Però sì, c'è questa idea, indubbiamente, in cui il lavoro fa parte delle buone opere, no? Cioè il lavoro consente di fa parte delle buone opere perché ti permette di la semplifico al massimo, perché il discorso sarebbe lungo e non entro minimamente nei presupposti teologici, però sostanzialmente due cose: da un lato ti permette di avere cura tramite il lavoro, cosa che non potresti fare
astenendoti dal lavoro, della creazione, no? Cioè di amare la creazione divina, no? Cioè di trasformandola, eccetera. Chiaramente Lutero scrive in epoca in cui il lavoro non era ancora anche la distruzione dell'ambiente, o perlomeno comunque non c'era questa consapevolezza, quindi vabbè, poi le cose sono più complicate, però credo di essermi fatto capire. Secondo, perché produci delle risorse che ti consentono di avere cura del tuo prossimo, d'accordo? Quindi costruire delle giuste istituzioni e lavorare a tutte queste cose fa parte delle buone opere, no? Cioè le buone opere non sono quelle che sono dirette alla chiesa, al mantenimento del culto, eccetera, eccetera. Quelle peraltro ci pensa lo Stato, no? Nelle chiese nordiche, no? Almeno nello schema luterano, quindi siamo a posto così, come dire, no? E poi, chiaramente questo è un presupposto che c'è stato lungamente sto studiando proprio adesso queste cose, c'è stato lungamente nelle società nordiche, poi in realtà non è che si realizzasse pienamente, perché abbiamo dovuto arrivare insomma a fine 800, inizio 900 con tutti quei presupposti materiali affinché si concretizzasse, però nel momento in cui si è dovuto discutere che facciamo con questo welfare, non welfare, questo è stato un elemento importante, no? Cioè il welfare è quale welfare, no? Cioè orientativamente produrre un welfare che non passivizzasse, no? Come dire, no? Che riportasse a... ecco questo. No, interessante quella cosa di Inferno e Paradiso, perché fa venire in mente, no, anche il film di Alberto Sordi, non so se è... che si chiama Il Diavolo, infatti, che lui fa in giro. Pochi anni dopo ne avrebbe fatto uno sull'Inghilterra, no? Insomma, vabbè. No, perché i paesi nordici sono stati anche visti come... So che la tua domanda era diversa, però una parola su questo. Sono state anche viste come paesi nei quali, beh, in realtà però sono... risolvere tutti i problemi fa quasi male, perché poi uno non sa che fare, come se fossero davvero risolti tutti i problemi, poi non è così, no? Fa quasi male, perché poi uno che fa, insomma, cioè l'alta percentuale dei suicidi, queste cose, cosa che è vera e non vera, perché poi io ho visto che ci sono diversi paesi cattolici e comunque non scandinavi che hanno una percentuale di suicidi maggiore in Europa, quindi o pari, per esempio la Polonia, il Belgio, insomma, non... quindi insomma era un po' questo Inferno e Paradiso, una società liberata che vedeva che appunto ai ragazzi di allora sembrava, cioè, con queste ragazze un pochino più libere, eccetera, no? Da un lato quella era, diciamo, la verità, la parte del paradiso, e poi c'era l'inferno, che era quell'altro, invece questa società invece. E allora Breivik, la differenza di Breivik è veramente è stata una cosa scioccante in una maniera pazzesca, come ovvio, perché a me hanno chiesto varie cose, ho cercato di spiegarla. Chiaramente in eventi del genere non è che tutto può essere spiegato, perché poi ci sono degli eventi, no, personali, eccetera, però certamente io quello che ho cercato di dire è questo, no? Che lui esemplifica in maniera patologico-criminale, in una maniera estrema patologico-criminale, quello che è un dilemma nel vedere quei modelli e la risoluzione, come dire, di alcuni problemi sociali. Cioè, lo dicevo prima, è perché, come dire, c'è una predisposizione antropologica che si arriva a risolvere certi modelli, o perché si riesce a trasformare la società e quindi poi questo produce delle culture elevate che si possono deteriorare. Secondo me Breivik, così come il pensiero della destra identitario, è per la prima ipotesi, come dire, cioè siamo dei paesi e il paradigma nordico è particolarmente come dire, esemplificativo di questo. Siamo dei paesi a popolazione ridotta,
diciamo, relativamente periferici, nordici, eccetera, se noi accogliamo questo turba qualcosa che identitariamente produce la buona società, non è che la buona società, come dire, la riforma di una società che non era così buona ha prodotto i risultati odierni, no? Non so come, se riesco a spiegarmi. Lui se la, e poi dite, vabbè, ma perché non ha ammazzato degli immigrati allora, ha ammazzato i giovani socialdemocratici? Secondo me ha ammazzato i giovani socialdemocratici perché la cultura socialdemocratica è l'esemplificazione dell'altra ipotesi, no? Cioè che, e poi ha ucciso tanti giovani immigrati che sono giovani socialdemocratici in quella fase lì. Quindi c'è stata un po' questa discussione, alcuni mi ricordo sulla rete, io ho scritto un paio di cose per l'Unità dando questa spiegazione, alcuni se la presero perché dissero, ah, ma tu perché qui? Vabbè, insomma, alcuni sostengono che, vabbè, si è trattato di un matto e basta. Io invece penso che guarda caso, gli omicidi degli ultimi decenni, insomma, quelli gravi, politici, eccetera, eccetera, riguardano molto, abbiamo citato Palme, poi c'è stata Anne Linde, poi c'è stata la strage dei giovani socialdemocratici, norvegesi, cioè, guarda caso se la prendono con quel settore, no? Cioè, questo secondo me qualcosa vuol dire, non per fare i vittimisti, insomma, però secondo me la socialdemocrazia rappresenta o ha rappresentato fino adesso quel tipo di ipotesi sulle società del nord, cioè se noi trasformiamo possiamo entro certi limiti anche accogliere, eccetera, insomma, adesso ci stanno anche ripensando, ma insomma questa è la cosa, ecco, questo mi sentivo di dire. Grazie, vediamo un attimo, ci sono altre domande? Un'occasione piuttosto rara di poter discutere della Scandinavia, come mi era stato fatto notare, devo dire, quindi avevamo approfittato questa volta. Se ci sono altre, come dire, domande, prego Silvana, facciamo un bis, via. Per quello che ci ha detto del cambiamento di visione del welfare, cioè il passare da un sistema che, detto in soldoni, è una redistribuzione su chi ha meno, si è meno avvalso dei vantaggi di un certo tipo di produzione, e l'altro invece, che è il buon cuore delle classi dominanti, e se proprio hai bisogno, ma sì, è morto di fame, tieni. Ecco, i socialisti non hanno niente da dire in proposito. Sì. No, io credo che sì. Prima hai usato questo concetto di erosione dei principi, l'ho sottolineato molto perché era un punto interessante. Infatti. Erosione dei principi, penso che ci sia molto da discutere di quel punto. Allora, qui entriamo in un'altra ipotesi di lavoro che sto seguendo. Cioè, allora, i socialisti europei e quelli nordici, cioè diciamo la verità, anche loro da 20-25 a questa parte hanno, a mio avviso, l'avrete capito, insomma, essendo io fortemente simpatizzante di quella parte, oltre che come studioso, eccetera, però diciamo la verità, hanno eccessivamente accettato questo tipo di cose. Ecco, no, ma assolutamente, la mia non vuole essere affatto una difesa, eccetera. Perché loro si sono trovati all'interno di una contraddizione, che è questa, cioè spesso i paesi con forte socialdemocrazia, per i motivi che ho detto prima, cioè per aver imposto per decenni al capitalismo un modo di competere, no, che non era sui costi ma era sull'innovazione, eccetera, come dire, hanno pensato che anche in una situazione in cui esportare era più difficile perché le domande interne non erano alimentate, no, eccetera, quindi c'era meno domanda di tutto questo, in cui c'era la globalizzazione, quindi, no, tutta una serie di, loro erano in grado comunque di farcela, no? Cioè questo è all'incrocio tra l'orgoglio di cosa si è fatto come socialdemocratici e la consapevolezza all'interno dei propri paesi,
e però l'accettazione che è avvenuta di certi principi, no? Cioè della più scarsa, appunto, l'erosione dei principi, no? Come dicevi tu, cioè anche se accettiamo meno redistribuzione interna, quindi anche se, quindi, da un lato ci gioviamo meno di un fattore addizionale di domanda che traina la crescita, eccetera, e secondo, anche se privilegiamo meno il nostro retroterra di consenso sociale, eccetera, ce la possiamo cavare perché siamo più avanti come capacità, per i motivi che ho detto prima, no, per decenni abbiamo pensato, no, bisogna competere con i salari alti, quindi più innovazione, ce la caviamo lo stesso, no? In fondo quello che pensa, non solo i nordici, ma Schröder, no, in Germania, eccetera, fa il 2000, eccetera, è dire noi anche nella globalizzazione ce la caviamo. Il punto è che, ecco, questo è un altro dato che magari vi leggo. È che però fino al 1966 il lavoro dipendente votava all'81% per socialdemocrazia e altri partiti socialisti. Nel 1990 si cala al 71%, però siamo al 1990 e è ancora elevatissima la quota, e può essere dovuto questo calo al fatto che intanto si è terziarizzata l'economia, il welfare è cresciuto, quindi una parte del retroterra socialdemocratico in realtà non è, insomma, come dire, no, è... Ma il vero crollo c'è dopo l'accettazione di queste principi. Nel 1900 si parla con la socialdemocrazia ancora al 35-40% del voto assoluto, e la sinistra socialista nel complesso circa al 50%. È solo con il 2001 che si piomba al 42% di rappresentanza del lavoro nella sinistra, no? Cioè, no, a un certo punto, 98, 99, 2000, no? E questa è la contraddizione, cioè noi ce la caviamo lo stesso, eccetera, però alla fine c'è un'erosione del consenso, dei principi e tutta questa serie di cose. Questo è un problema molto serio. Posso fare una cosa? Sì. Piano Delors, piano Larson, di che anni sono? Questo è un punto che mi interessava tantissimo perché c'è un nodo certo, interessante. Sono negli anni 90, sostanzialmente. Sai perché? Perché la questione dei principi, tutto si collega. Certo. Perché mentre piano Delors, piano Larson, sciaguratamente la sinistra reale imbocca la strada di Blair. Esattamente. C'è un cortocircuito micidiale fra le due operazioni, ed è lì dove si suicida il socialismo europeo, in quel cortocircuito. Condivido lì, in toto. È un nodo enorme. Condivido in toto, condivido in toto. E possiamo, questo mi dà il destro di dirvi una cosa. Chi di voi, non è pubblicato in inglese, chi da voi, scusa, no, questo è in italiano in realtà, c'è un volume pubblicato all'inizio di quest'anno per Franco Angeli sul socialismo europeo, in cui c'è un pezzo in cui cerco di spiegare queste cose qua. Il curatore è Sante Cruciani dell'Università di Viterbo, e cerco proprio di entrare in questa cosa qui. Allora, qualcuno di voi si ricorderà il manifesto Schröder-Blair 1998-99? Passaggio decisivo. Esatto, decisivo. Questi due personaggi sono tutti grandi leader, sia chiaro, perché accettano questo stato di cose? Perché uno è un tedesco che pensa di cavarsela, appunto, come dicevo, come i nordici, lo stesso, anche, no? Perché... E l'altro è un britannico che... sa che la globalizzazione finanziaria vede al centro, insomma, è in una posizione centrale la Gran Bretagna, e anche lui pensa di cavarsela in questo modo qui. Cioè non... quindi questo è, insomma, poi i principi hanno sempre una loro, il loro progredire, lo dicevo prima, il loro progredire o il loro arretrare hanno spesso una i principi sono regole e narrazioni. Certo. Se sbagli la narrazione, sì, letteralmente, certo, smonti, certo, il tessuto, certo, che ti tiene assieme. Certo. E spesso si cambia perché si ritiene di potersela cavare lo stesso. Sì. Insomma, no? Grazie Borioni, francamente interessantissimo. Grazie.
Va, vengo, vengo.